sta sfracellando tutto. Allora, parliamoci chiaro, È tempo di test e esperimenti con la nostra friggitrice ad aria. Un saluto a tutti, vi dico Pippo. Allora, seguitemi perché ho trovato delle ricette un po' strambe da poter gustare con la nostra friggitrice ad aria, perché noi possiamo fare davvero tante cose con la friggitrice ad aria ed è molto sottovalutata, quindi andiamo a provare questi test. Io li ho trovati su TikTok, ma andiamoli a provare. Ecco, questo devo farlo. Ho trovato questo video dove fa vedere l'uovo all'occhio, fatto semplicemente 10 minuti 180 gradi. Funzionerà? Andiamo a provarlo. Allora, nel video faceva vedere proprio una ciotola, un uovo, e andiamolo a fare. Ok, andiamo a mettere il nostro uovo. Questo lo buttiamo. Laviamoci le mani, se no ci viene la salmonella. Poi faceva vedere che c'era un po' di queste sale. Ha messo il sale, un po' di sale, e mettiamo anche un po' di pepe. Ok, voilà, eccolo qui. Allora, quello che dobbiamo fare è 180 per 10 minuti, diceva. Allora, togliamo questo, è pulito, è solo graffiato. Allora, ce lo mettiamo direttamente qui dentro, andiamo a chiudere, impostiamo, accendiamo 180 gradi per 10 minuti, aveva detto. Facciamo così, tac, no? E diamo il via, vediamo un po' cosa esce, magari esplode. Allora, il tempo sta per scadere, vediamo cosa è venuto. Vediamo. Oh! Si è aperto. Si sta aprendo. Ma se si apre come faccio? Vabbè. Allora, facciamo così. Brucia. Allora, aspettate, mi organizzo, devo prendere una pesina. Ok, allora lo devo prendere così perché non era specificato questo. Ah, brucia. Lo prendo così, era normale che bruciasse, no? Ok, allora, visto che non ci hanno fatto vedere, io prenderò questo pane perché ho visto che lo mettevano sul pane. Infatti lo facciamo adesso. Ok, lo so nella pelle di assaggiarlo, ma si raffredderà, ma vabbè. Una fettina dentro, anche questa qui la facciamo partire un pochettino, lo mettiamo a qualche paio di minuti. Nel frattempo io vado a vedere se questo riesco a staccarlo. Guardate qual è il problema adesso. Se non specificate che bisogna mettere l'olio sotto, si attacca. Quindi vedete perché i video di TikTok non possono essere di qualità, perché non vi fanno vedere le cose. È vero che uno dice che è normale mettere l'olio, ma se non lo specificano, uno che non lo sa, non... Qua abbiamo fatto la frittata. Allora, si è attaccato solo lateralmente, quindi dovremmo essere, a parte che brucia, che è un inferno. Ok, si è staccato, eccolo qua. Allora, andiamo a vedere il pane che sta qui viaggiando. Prendo il piatto, prendo il pane, mettiamolo sopra e voilà, e la ricetta è fatta. Dobbiamo andare ad assaggiarlo però. Allora, proviamo questa cosa. Vediamo se è abbastanza cotto. Allora, all'interno è rimasto bello succoso, al di fuori si è cotto. Lo andiamo ad assaggiare, facciamo una cosa. Si sta sfracellando tutto, ragazzi, sta sfracellando tutto. Allora, prendo questo, va, visto che è ancora intero. Allora, questo non me l'aspettavo, perché in realtà è buono, e perché fuori è praticamente cotto, all'interno è rimasto l'uovo, diciamo, con la cremina, quindi è abbastanza buono. Devo dire, TikTok è superato. Adesso mi finisco anche questo, però.
Allora, questo qui mi fa un pochettino paura, sinceramente, perché qua fa un po' ribrezzo. Qua il Save the Pasta se n'è andato a farsi benedire, infatti sto promuovo il Save the Pasta di cuore di cioccolato, perché questa non si può guardare. Io la farò tanto per fare questo test, lo faremo insieme. Abbiate pazienza, non mi insultate. Allora, come prima, prendo un'altra ciotola. Non ne farò sicuramente tanto, come ho visto nel TikTok, non ne farò tanta sicuramente. Ho della pasta, ne vado a prendere una manciata e la metto dentro. Mettiamone così, bom, basta, va bene così. E poi, cosa c'era? Semplicemente dell'acqua. Io vorrei capire tanto come puoi fare questa cosa. L'acqua così, era così, non c'era nient'altro. Cosa ci metto? Il sale? Ci metto il sale, boh, provo a metterci sale. A sentimento, non lo so cos'altro. Sinceramente io non so che cosa verrà fuori qua. Ci stiamo filmando, la proviamo, dai. Allora, qua dice 10 minuti, 180 gradi. Mettiamo qua. Che schifezza. 180, 10 minuti, aumentiamo. Aspettiamo. Questo è brezzo. O ribrezzo, fate voi, non lo so. Ah, nel frattempo che aspettiamo, vi volevo far vedere i miei pomodori. Cosa sono pomodori? Sì, però fanno parte dell'orto automatico che ho fatto negli scorsi video, quindi andatelo a vedere. Lo trovate qui sopra nella scheda che si appare, o qua lo vedete qui. Guarda che pomodori. Ah, ok, volevo solo dirvi che ho messo 120 minuti, invece erano 10. Ho abbassato il tempo, non vi preoccupate. Io sto già vedendo cose che non vorrei vedere. Se ve le faccio vedere direttamente di qua. Allora, parliamoci chiaro, cioè questo, l'unica cosa che dobbiamo fare è provarlo. Allora, lo tiro fuori sempre con la presina, perché non vorrei bruciarmi, e ve lo faccio vedere direttamente di qua. Allora, facciamo così, prendo la forchetta. Allora, cioè, questa è una roba, è un obbrobrio. Obbrobrio, come si dice. Allora, nel TikTok diceva questa cosa qui, 10 minuti, 200 gradi. Io ho messo 180, ma poco importa secondo me, perché, cioè, a parte che l'acqua non se n'è andata, non l'ha asciugata. E poi, cioè, guardate qua. Cioè, sentite? È duro. Io, guarda, faccio l'assaggio tanto per il piacere di maledirmi, però faccio lo stesso, lo faccio per il popolo, per voi. È schifo. Allora, va schifissimo, perché uno è cruda. È come mangiarla direttamente, cioè se io prendo questo e lo mangio è uguale. Poi c'ha un colorito strano rispetto a quello, è vero che dici si sta cuocendo, ma e poi l'acqua non se n'è andata e non ha gusto di niente. Cioè, io vorrei dire, per favore, save the pasta, non fate questa cosa, no. Come ultima ricetta, la voglio fare sempre per il popolo, ci servirà un pezzo di carta forno, ve lo faccio vedere così. Questo qui, pane, tavoletta di cioccolato, mettere rotolato e diventa una cosa esagerata. Andiamola a provare. Allora, carta forno, pane bread sottile, così. La tavoletta di cioccolato non ce l'ho al momento, però posso usare questo qua, è un cioccolato
che arriva dalla Moldavia, da una nostra amica. Andiamolo a provare a mettere così. Allora, così lui mette due, ne mettiamo due, dai, e proviamo. Poi cosa faceva? Arrotolava così, a parte che è gigantesco, i miei sono piccoli, io lo metterò così. Apro la friggitrice, ce lo metto dentro. Ok, come al solito diceva 180 gradi per 10 minuti. Andiamo a provare. Mettiamo, accendiamo, facciamo partire. Aspettate che qua si è... Oh, ho dovuto staccarlo perché si stava... il vento stava arrotolando tutto. Nulla, per questa cosa metterò la griglia, perché se no qua questo svolazza e mi si va a incastrare nella ventola sotto, quindi mettiamolo così. Ripartiamo. Allora, mi fa paura sta cosa. No, ma cos'è? Cioè, si è aperto. Oh, è durissimo. Cioè, ragazzi, io lo metto qua. Allora, mi brucerò? Sì, forse. Prendiamo la parte del cioccolato, vediamo. Allora, facciamo così. Non riesco a prendere, si sta sbriciolando tutto, aiuto. Allora. Vi dico la verità, io ho messo 10 minuti, ma dopo l'ottavo, alla fine dell'ottavo l'ho staccato perché ho detto secondo me è cotto. E l'ho tirato fuori, allora sembra una fetta biscottata con cioccolato fuso, ustionante, de fetta biscottata e lava, islava, quindi... No, no ragazzi, non ci siamo. Allora, conclusione finale. Allora, la friggitrice funziona come si deve. Il problema sono le ricette. Quindi andiamo a provare tutte le ricette anche in altri video e vediamo quali sono le migliori. Se volete commentate, scrivete quali ricette volete che io faccia con la friggitrice ad aria. C'ho tutta la bocca allappata di quello, mi sono ustionato. E così posso anche nominarvi chi è che mi dà un suggerimento su cosa cucinare qua dentro, e io lo farò, quindi facciamo questo test. Mi raccomando, save the past, come il cuore di cioccolato dice. Se volete acquistare una friggitrice ad aria, non è per forza questa che dovete comprare, questa non è sponsorizzata, l'ho comprata io, l'ho pagata io, quindi vi lascio un po' di friggitrici qua sotto nei commenti o nella descrizione, così se volete una friggitrice di una delle migliori potete andare a cliccare qui sotto nei link, così vi porterà su Amazon, potete fare l'acquisto, è molto semplice. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, ditemi cosa ne pensate, quale ricette volete che io faccia qui dentro, faccio questi test per voi e li mangio e boh, vabbè. Ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati, ciao.